Beh, cresce l'attesa per una partita importante contro una squadra di primissimo livello e stiamo provando a vedere, soprattutto al di là del lavoro tecnico-tattico, di vedere se riusciamo nell'arco dei 40 minuti a non avere delle pause, a non avere diciamo dei break negativi così ampi che possono essere difensivi o offensivi. Arriva una squadra che sta crescendo molto, che è Milano, ha fatto un prestagione sicuramente molto difficile con tante partite, compreso quelle in NBA, in America, contro squadre NBA, che le ha portate magari all'inizio ad affrontare delle difficoltà maggiori di quello che può fare un prestagione, mentre invece sembra che tra la partita di Varese e quella di ieri sera abbia trovato un certo equilibrio, una qualità di gioco, una grande intensità difensiva. Milano è sicuramente molto più solida rispetto alle stagioni passate, fatte di giocatori con una durezza mentale, una durezza fisica maggiore. E mi sembra che abbiano messo l'allenatore giusto per avere questo tipo di obiettivo. Noi vogliamo fare la nostra partita, giochiamo in casa perché è un altro nostro pubblico, abbiamo tre o quattro punti tecnici da seguire in attacco e dovremmo essere molto bravi invece in difesa, anche lì ad avere, oltre che una grande collaborazione difensiva, cosa che è cresciuta e abbiamo fatto secondo me abbastanza bene a Reggio Emilia, dobbiamo anche partire da un uno contro uno proprio a livello individuale di base un po' più forte perché giochiamo contro dei giocatori che sanno prendere dei vantaggi, dal palleggio e dal post basso. Ecco, come ogni azione offensiva della pallacanestro dove si acquisiscono dei vantaggi per poi capitalizzarli, diciamo che Milano ha fatto una scelta ben chiara di ottenerla dall'uno contro uno, dal pick and roll centrale e dalla palla in post basso sia per gli esterni che per i lunghi. Quindi ci sono due o tre tematiche tecniche su cui partire a livello difensivo, anche se non solo quelle di collaborazione e di rotazione, ma anche proprio partire dalla sfida personale uno con l'altro. Non credo di essere la persona ancora così compenetrata dobbiamo ancora guadagnarci il rispetto, la stima con grande dedizione. Chiaro che insomma, uno stimolo come quello con Milano, giocato il lunedì sera, non c'è. Chi vuole vedersi bella pallacanestro, chi vuole stare vicino ad Avellino, credo che sia una partita dai grandi temi tecnici, tattici, ma anche dalle grandi emozioni di giocare contro una squadra, diciamo, costruita per fare bene in Eurolega e costruita per vincere il campionato italiano. Quindi mi sembra proprio una bella sfida. Vabbè, uno quando non fa canestro e gioca male è sempre un problema, ecco, questo non è che possiamo dire nascondere così. Io credo che Beina sia un grandissimo professionista, ha fatto una prestagione eccellente, ha fatto due partite in cui fondamentalmente non ha fatto canestro più che giocare male. Ed è chiaro che quando per un tiratore non fa canestro, il primo che si pone dei problemi è lui. L'ho visto allenarsi con una ferocia, anche con come dire, provare delle situazioni, forzandole con grande aggressività durante l'allenamento, ma deve stare
restare tranquillo, lui deve pensare a giocare, a difendere, a correre, a far prendersi i tiri, poi dopo uno della sua esperienza con così tanti, con così tanti passaggi che ha fatto nella pallacanestro di partite vere, insomma, io non credo che questo sarà un problema lungo, più che altro è che lui che non deve entrare in un pensiero negativo. Sta giocando, la squadra diciamo che sta andando da tutti in maniera molto, molto omogenea, quindi anche da lui, insomma, aspettiamo con tranquillità il fatto che lui arrivi. Poi è chiaro che c'è una bella occasione quella di lunedì, anche perché probabilmente avere un esterno in meno, quelli che ci sono devono. Non possiamo aspettare nessuno lunedì se vogliamo rimanere a livello della partita, rimanere fino in fondo con loro per provare a vincerla.